Incoraggiata dal patrocinio imperiale, in Cina la pittura di paesaggio fiorì durante la dinastia Song tra il 907 e il 1127, un periodo conosciuto come l'età del paesaggio cinese, nel quale furono definite le tecniche classiche. I cosiddetti quattro grandi maestri promossero una pittura che privilegiava l'erudizione e la spiritualità rispetto al materialismo e a un'arte apertamente decorativa. Uno dei quattro grandi maestri era Nizan, la cui opera, Vento tra gli alberi sulla sponda del fiume, incarna un nuovo stile paesaggistico astratto, a volte descritto come paesaggio della mente. Usando una pittura monocroma a inchiostro su rotoli di carta, Nizan rappresenta un boschetto di alberi su una sponda rocciosa in primo piano, con le montagne che si stagliano sullo sfondo. Si tratta di un'immagine desolata, dipinta in uno stile semplice e quasi astratto che riflette lo stato d'animo dell'artista in quel momento, la morte della moglie e la situazione di profondo isolamento in cui viveva. Alcune aree del rotolo sono lasciate vuote, una caratteristica tipica di Nizan, che fu anche un poeta apprezzato. Lo capiamo dal poema aggiunto all'opera, che ci parla di solitudine e perdita. Nizan era ancora attivo quando salì al potere la dinastia Ming e la sua opera ebbe una grande influenza sugli artisti successivi, tra i quali i letterati della dinastia Ming come Shen Zhu e Wen Zhengming. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!